Ben ritrovate al TG Cannabis in 2 minuti, notizie di oggi lunedì 29 gennaio. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri sui partecipanti al rave non autorizzato che si è tenuto questo fine settimana all'interno di un capannone abbandonato nell'ex Olivetti a Loranzè. Circa 800 le persone provenienti dal centro nord Italia che vi hanno partecipato. I partecipanti rischiano denuncia per invasione di terreni ed edifici e per disturbo alla quiete pubblica. Incidente sul lavoro ieri la cartiera situata in frazione Devesi di Cirié. Un operaio è rimasto con il braccio incastrato in un macchinario, liberato dai vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, giunti sul posto, è stato ritrasportato dal 118 all'ospedale CTO. Incidente ieri sera poco prima delle 19.30 sulla strada provinciale 222 tra Zegna e Castellamonte all'altezza del bivio per Sant'Antonio. Una Fiat Panda ha tamponato una seconda Fiat Panda che era ferma perché pare secondo una prima ricostruzione che davanti stesse svoltando un carro allegorico del carnevale. L'impatto è stato violento ed entrambe le vetture sono finite giù dalla piccola scarpata sul prato che costeggia la carreggiata. Il bilancio è di 2 feriti lievi. Incidente oggi pomeriggio, poco prima delle 16.30, a Rivara, all'incrocio semaforico tra Corsogliani e Via Levone. A scontrarsi una Fiat Panda, una Volkswagen Up, l'impatto è stato violento, tanto che la Volkswagen si è ribaltata, adagiandosi su un fianco, al lato di Via Levone, vicino al muro, mentre la Panda ha fermato la sua corsa in mezzo all'incrocio. La donna che si trovava alla guida della Volkswagen è stata estratta dalla vettura della Croce Rossa e dopo i primi accertamenti è stata trasportata all'ospedale di Quarnier, illeso il conducente della Panda. È stato posizionato nei pressi del comune di Castellamonte il defibrillatore DAE donato dalla dottoressa Daniela Gaido, responsabile sanitario di Croce Rossa, nonché volontaria attiva. Alla breve cerimonia, presenti buona parte dell'amministrazione comunale, i volontari della Croce Rossa, comitato di Castellamonte, il comandante della stazione dei carabinieri e diversi cittadini, molti dei quali hanno frequentato di recente i corsi per l'abilitazione all'uso del defibrillatore. È stato un successo la 51esima edizione del Carnival Sarassa. Grande partecipazione di pubblico sia per la sfilata di sabato sera e notturna, sia per quella di ieri pomeriggio, con grande soddisfazione degli organizzatori. Musica, fiumi di coriandoli e maschere per tutti i gusti. Il Carnival di Sarassa, fortunatamente accompagnato dal bel tempo, ha reso felici tutti. È tutto per questa edizione. Vi ricordo per altre notizie potete collegarvi a www.btvnews.it oppure scaricare l'app gratuita del App Store o Google Play. Buon proseguimento di serata. Saluto amici del centro mare italiano. L'anticiclone si estende dall'Atlantico verso il Mediterraneo, portando tempo asciutto e generalmente mite, anche molte nubi basse o nebbie su coste e pianure. Vediamo allora il dettaglio con la sigla della grafica accanto delle previsioni meteo per martedì 30 gennaio. Al mattino molte nuvole anche basse su coste e pianure del nord e tra Toscana, Umbria e Marche, ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Liguria, spazi di sereno più ampi altrove. Situazione in varia dal pomeriggio, con cieli nuvolosi su pianura padana, coste della Liguria e tra Toscana, Umbria e Marche. Tra la sera e la notte, da segnalare ancora deboli piogge sulla Liguria, tempo asciutto altrove, ma con molte nuvole, specie al centro-nord. Temperature stabili o in lieve aumento nei valori minimi, in calo in quelli massimi su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli, seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o scaricando la nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Thank you.